Mi dica la sua opinione su questa nuova giunta. Mi sembra una squadra molto efficace, giovane e soprattutto con un grande capitano che ha avuto un grande successo, quindi è stato investito dalla gran parte dei veneti, Luca Zaia, ha creato una squadra che io credo darà dei grandi risultati e delle grandi soddisfazioni al Veneto in ordine alle questioni storiche dell'autonomia e soprattutto dell'indipendenza di questa regione. Io so che con lei si può anche parlare liberamente. Allora, mi dica, questo grande capo lo consideriamo doge o sovrano? Ma né doge né sovrano, qualcuno lo chiama governatore, invece no, io preferisco il presidente di tutti i veneti, perché il governatore, attenzione, è uno che esercita sul territorio un potere che gli viene delegato dallo Stato centrale. Il governatore gli inventò Napoleone i governatorati territoriali, quindi lui, non essendo emanazione dello Stato centrale, ma essendo investito dal basso dei veneti, è il presidente dei veneti, non il governatore per conto di qualcun altro. Possiamo allora chiamarlo il nostro presidente Pop? No, lo chiamiamo il nostro presidente Zaia, persona con i piedi per terra e che io credo in questi 5 anni veramente porteremo a casa dei grandi risultati. Siamo anche noi con la nostra componente della squadra, facciamo parte del consiglio di guerra, chiamiamolo così, del Veneto, perché bisogna parlare un po' di questo, e quindi con elmetto e armati affrontiamo i grossi problemi che ci sono in questo territorio. Il vostro gruppo rimane dentro nella presidenza? Sì, assolutamente, il nostro gruppo è in segreteria di presidenza, noi siamo al tavolo della maggioranza sistematicamente, ci sentiamo molto spesso, ci confrontiamo e da qua partiamo.